Questa è la fase in cui i piccoli naupuli cominciano a staccarsi dal substrato dove sono stati per 48-72 ore attaccati dopo la schiusa delle uova e cominciano a vagare come schegge impazzite in tutto l'acquario, per poi i genitori andarli a riprendere e sputarli addosso a loro. Vedete, adesso parte uno dei due e va a recuperare un piccolino che si è allontanato dal loro perimetro e lo riporta indietro. Questo ci fa capire che serve in riproduzione appunto una vasca priva di arredamenti e priva di qualsiasi cosa che possa far nascondere i piccolini, far nascondere i piccolini, quindi deve essere tutto libero, non ci devono essere impedimenti, non ci devono essere oggetti, in modo che i piccolini siano sempre sotto la guida attenta, la sorveglianza attenta dei genitori. Vedete come si allontana un poco, parte uno dei due e li va a recuperare con la bocca per poi sputarli. Più o meno sotto la loro sorveglianza. Ecco, ora parte un'altra volta. Fin quando poi, sperando che si attacchino sul loro corpo per nutrirsi. Vedete, si vedono questi piccoli naupoli che girano un poco in tutta la vasca. Se fosse stato con ghiaino o con altri arredi o altri oggetti che avrebbero impedito loro la visione, molti di questi sarebbero andati persi. Vedete, ora ce n'è uno qua, oh, che te lo va a acchiappare. Eccolo, l'ha preso. Lo prende, non lo mangia, ma lo risputa dove stanno tutti gli altri fratellini. Ecco, vedete, l'ha sputato. E così vanno avanti per un bel po' di ore. Io in questo momento spero che al più presto si comincino ad attaccare sul loro corpo. Sono situazioni un poco delicate e bisogna lasciarli in pace a fare il loro lavoro. Chiaramente è una coppia giovane, ma man mano prende sempre più esperienza. Qualcuno già si comincia ad attaccare, qualcuno dei piccolini sul dorso. Ecco, quindi questo è il motivo perché serve una vasca cubica, non eccessivamente grande, perché il cubo ha una lunghezza di visibilità uguale su tutti i lati, a differenza di un'altra più allungata, di dimensioni più allungate, una vasca di dimensioni più allungate. Il cubo permette di avere la stessa distanza di visione in tutti i lati, quindi avere sempre tutto sotto controllo. Con questo spero di avervi fatto un po' di chiarezza e niente, vi rimando al prossimo video sperando che ci siano delle evoluzioni. Ciao a tutti da Peppe.